Si è tenuta la conferenza stampa convocata dal sindaco di Stalettì Mario Gentile, linea a Salvatore Condito. Ci troviamo presso Palazzo Aracri, sede del comune di Stalettì, dove si è svolta una conferenza stampa convocata dal sindaco Mario Gentile per illustrare la situazione della vicenda delle pompe di sollevamento alla luce del sequestro effettuato dalla Guardia Costiera di Soverato. E adesso ci troviamo con il primo cittadino, il professore Mario Gentile. Sindaco, lei nel corso della conferenza stampa ha puntualizzato diverse situazioni. Si parte da una relazione dell'ingegnere Costa del 27 giugno del 2023, ma qual è il punto che ha portato al sequestro e alla denuncia alla Procura della Repubblica? Allora, fin da subito riguardo alle stazioni di sollevamento oggetto del sequestro di questi ultimi giorni, è giusto anche evidenziare alcuni passaggi. Noi sapevamo già, prima del nostro insediamento che la vicenda delle stazioni di sollevamento in generale, del depuratore già sotto sequestro dall'anno 2022, insomma della rete fognaria del paese, era molto compromessa e molto fragile. Diciamo che erano abituali e conseguenziali i viaggi degli autospurgo con diverse decine di migliaia di euro da parte dei cittadini versati ad un'azienda privata che giustamente faceva il suo lavoro, però con una giusta, corretta manutenzione di tutte le stazioni di sollevamento probabilmente non si sarebbe giunti a questo stato di cose. Sindaco, nel corso della conferenza stampa lei ha parlato di due finanziamenti ottenuti nel 2023 e nel 2024. Qual è la situazione ad oggi dello stato dell'arte? Soprattutto, l'ufficio tecnico nel 2023, appena lei si è insediato, ha comunicato quindi alla Regione Calabria questa situazione e anche alla magistratura, in questo caso alla Procura della Repubblica? Allora, l'ufficio tecnico, credo che prima dei nostri passaggi non credo abbia prodotto mai una relazione esaustiva e approfondita circa lo stato dell'arte delle stazioni di sollevamento. Noi abbiamo con quel finanziamento dei 160.000 euro già appaltato nel giugno dell'anno scorso efficientato il depuratore che adesso può essere tranquillamente dissequestrato. Per le stazioni di sollevamento oggetto dell'ultimo sequestro che riguarda anche la mia persona. Leggo brevemente due righe della relazione dell'ingegnere Costa del 27 giugno 2023, quindi un mese dopo il nostro insediamento. Per le stazioni di sollevamento in questione, quindi tutte e sette più quelle, alcune anche delle zone a mare, da un sopralluogo esperito in situ si sono riscontrate diverse criticità. In alcuni sollevamenti le pompe sono completamente mancanti, in particolare Gioia Russo e Ferria. In altre le pompe sono vetuste e malfunzionanti. Quindi credo questo sia, diciamo, l'epilogo anche di una situazione che purtroppo noi conoscevamo. Il paradosso è che sulla totale inerzia della precedente amministrazione, che non ha chiesto un solo finanziamento, a parte i 160.000 scaturiti dal sequestro del depuratore, un solo finanziamento da parte della Regione che su questo tema è molto attenta e, diciamo, collaborativa, ci abbiamo pensato noi perché noi tuteliamo e vogliamo tutelare l'ambiente, la salute sia di chi ci vive sia di chi ci viene a trovare, quindi dei turisti. Per un passaggio tecnico sulle pompe di sollevamento, sul numero e soprattutto sulla qualità dei lavori che andranno a fare, andiamo a sentire l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Stalettì, Francesco Pellegrino. Quindi il finanziamento è arrivato, entro il 10 luglio questo finanziamento della Giunta regionale presieduta dal Presidente Roberto Occhiuto dovrà essere speso e collaudato. Ma qual è ad oggi lo stato dell'arte e soprattutto dopo questo appalto? Come andrà cioè, quale sarà la situazione reale? Allora, lo stato attuale, diciamo che il depuratore, come ha anticipato prima il sindaco, ormai è in una situazione di efficientamento totale. Mancherebbero altre cosine, però il funzionamento oggi è effettivo, diciamo. E per quanto riguarda invece le stazioni di sollevamento,
Comune di Staletti ha 15 in realtà stazioni di sollevamento distribuite parte nel territorio borgo e parte nella zona marina. E quelle situate nella zona marina sono al momento funzionanti, non ci sono criticità. Per quelle del borgo, con questo finanziamento richiesto dall'ufficio tecnico a seguito di diversi confronti anche con il direttore generale dell'ambiente, ingegnere Salvatore Siviglia, si riuscirà a ripristinare il funzionamento degli stessi. Quindi verranno sostituite le pompe, saranno sostituiti i quadri elettrici, il tutto entro il 10 di luglio. E quindi in modo tale che poi effettivamente i reflui possono arrivare al depuratore. Cosa essenziale, fondamentale, dopo aver efficientato il tutto, bisognerà individuare una ditta per la gestione, in quanto il Comune non ha operai specializzati per gestire queste vasche, che comunque sono apparecchiature elettromeccaniche e hanno bisogno di una manutenzione quasi giornaliera, diciamo settimanale, vanno controllate, vanno revisionate in modo tale da appunto affrontare le spese di manutenzione ordinaria e non arrivare proprio alla sostituzione dell'intero impianto. Quindi l'intenzione dell'amministrazione è anche quella di cercare di eliminare alcune stazioni di sollevamento realizzando nuovi tratti di condotta fognaria. Già su questo l'ufficio tecnico sta lavorando, abbiamo già delle progettazioni definitive, se non esecutive, per questi interventi. Sperando che il prossimo anno non saremo qua a parlare degli impianti di sollevamento, ma effettivamente la realizzazione di nuove tratte fognarie oppure l'eliminazione appunto degli impianti stessi. Quindi l'amministrazione sta lavorando in questo senso. Ecco. Assessore, lei è stato anche consigliere comunale con l'amministrazione del sindaco Concetta Stanizzi. Lei è un geometro, una persona molto sensibile sotto queste tematiche, ma la situazione dello stato dell'arte all'epoca dell'amministrazione Stanizzi sulle pompe e sulla depurazione qual era? La situazione all'epoca, sempre grazie alla Regione Calabria e i finanziamenti che effettivamente dà in materia di depurazione, si erano fatti diversi interventi e si erano sistemati diverse stazioni di sollevamento. Quando noi siamo usciti, abbiamo finito il nostro mandato dell'amministrazione Stanizzi, non dico la totalità forse, ma il 90% degli impianti erano efficientati ed erano funzionanti. Il giorno prima, diciamo, ma durante la campagna elettorale, effettivamente abbiamo constatato, soprattutto io come ufficiale idrografico della Regione Calabria, ho fatto anche delle segnalazioni presso la Calabria Verde del malfunzionamento di queste stazioni di sollevamento, e effettivamente nel tempo non ci sono state manutenzioni o non si evince dagli atti in ufficio di interventi sostanziali sulla ripristino degli impianti di sollevamento. Assessore, sotto questo punto di vista, che date hanno queste segnalazioni che lei ha fatto in quanto ufficio idrografico, mi sta dicendo? Sì, la data precisa non la ricordo, di fatto è stata nell'anno 2022, penso, di preciso non ricordo bene. Ma non solo, cioè, vedere se l'impianto era funzionante o meno è semplicissimo, no? Nel senso che effettivamente loro, le pompe consumano corrente elettrica. Da un accertamento che è stato fatto dai pod di ogni singolo impianto di sollevamento, si può vedere benissimo il consumo di energia elettrica per quell'anno, per quella pompa, per quell'impianto, quello che è stato. Quindi è facile risalire al momento in cui la pompa, il sollevamento, si è fermato e non ha più lavorato. Quindi queste documentazioni
documentazione, abbiamo fatto un riepilogo e mandato alla Guardia Costiera, alla Procura, proprio per accertare le responsabilità di chi ha provocato questo stato di cose. E vi ricordiamo che subito dopo il nostro telegiornale andrà in onda un approfondimento con l'intera conferenza stampa che si è svolta presso il Palazzo Municipale di Staletti.